Eccoci bentornati. In questa lezione vi mostrerò come usare le interruzioni di pagina e le intestazioni per realizzare un documento interattivo. Le interruzioni di pagina sono particolarmente utili per creare al volo nuove pagine vuote all'interno del nostro documento. Un po' come abbiamo già visto in presentazioni con aggiungi nuova diapositiva. Come facciamo a collegare tra loro pagine non consecutive? Ovvero come facciamo a saltare ad esempio da pagina 1 a pagina 5, come abbiamo visto anche con le diapositive all'interno di Google Presentazioni? Utilizzando prima le intestazioni, che vedremo appunto in questa lezione, poi i link, che vedremo nella prossima. Qui in Google Documenti, tramite le intestazioni, daremo un nome proprio alle singole pagine o a specifici paragrafi delle stesse. Tali intestazioni andranno a costituire la cosiddetta struttura del documento, che possiamo vedere o nascondere qui a sinistra. Sempre nella struttura del documento possiamo appunto vedere come le intestazioni di primo, secondo e terzo livello vanno a comporre un indice gerarchico degli argomenti. Vi mostro anche come aggiornare al volo lo stile di intestazione.